Buongiorno cuccioline e cucciolini, come state? Oggi è l'8 marzo e come tutti gli anni adesso andrò a prendere due pensierini per Vanessa e Anastasia, che sono le mie donnine, e poi glielo daremo insieme. E voi cuccioline, avete ricevuto qualcosina per la festa delle donne? Scrivetemelo nei commenti. Ok cucciolini, bouquet di fiori presi, adesso ve li faccio vedere, mi dite se vi piacciono, anzi no, ve li faccio vedere dopo a casa. Però non mi accontento e quindi sto cercando anche un piccolo pensierino da inserire all'interno dei bouquet, e poi mi dite se sono stata brava oppure no, e se secondo voi ho scelto gli articoli giusti per Vanessa e Anastasia. Cuccioline, sono tornata a casa. Allora, adesso vi faccio vedere il bouquet di fiori che ho preso alle bimbe. Questo è per Anastasia. Un bouquet semplice con un cuoricino, fiorellino rosa per Ani, mentre per Vanessina un fiorellino giallo. Poi ho preso loro anche altri regalini, ma essendo grossi nel bouquet non ci stanno. Vabbè, questo è piccolino, è un correttore per Vanessa, mentre per Anastasia dei luci da labbra da bimba e per entrambi una maschera per il viso vegana. Poi ovviamente l'immancabile torta mimosa. Eccola qua, è la torta mimosa. Allora, come vi stavo dicendo, i regali, essendo un po' grossini, li dovrò sistemare da qualche parte in casa. Quindi faremo una sorta di caccia al tesoro e vediamo se li trovano. Sei entrata prima di me? Sorpresina le mie bimbe! Quello rosa è di Anastasia e quello giallo è di Vanessa, ma sono uguali, cambia solo il colore del fiore. Eh già, per te rosa perché è il tuo colore preferito e per te giallo. Vi piace? Grazie. Prego, amore. Allora, buona festa della donna, sia a te che a te. Ci sarà delle sorpresine piccoline. Quando? Dove? Nascoste in casa, ma non abbiamo tempo adesso per andarle a cercare, perché bisogna andare ai pop, quindi fate merenda, cambiatevi e andiamo ai pop. Fammi vedere cosa hai portato a te, questo disegnino, chi te l'ha fatto? Il tuo compagno, per te? Che carino, una mimosa. Quindi non hai voglia di fare i pop, Ani? Sei stanca? Ma sei sicura? Allora dai, fai merenda, ma non ho deciso quando è entrato a scuola e ha deciso. Ah sì? Grazie, Nicola. Ma adesso non è che mi devi fare l'interrogatorio di terzo grado perché vuoi sapere che cosa. No, sono due pensierini a testa. Due per te e due per Vanessa. Ma tanto adesso non te li do, è inutile che ci pensi, non ci pensare. Quindi sei molto stanco. Ani, smettila! Te lo dirò dopo dove saranno da cercare. Ma non cercare da nessuna parte che non ci sono. Sei sicura che non vuoi andare ai pop, Ani? Dai, sei così stanca. Oh, che peccato. Fatemi vedere qual è il tuo outfit per oggi per i pop. Allora, sono i Bellissimo. pantaloni della California, questo top bianco Wow. e la La felpina con felpina. scritto i pop in corsivo. Ah, ma sai che non me ne ero mai accorta che c'era scritto i pop? È Come vero, baby hip hop, forte. Ok, mentre tu invece stai andando in giro con i fiorellini, amore. Auguri a tutti voi cuccioline, perché oggi è la festa della donna, Esatto. l'8 marzo. Brava, amore, però non avete letto il biglietto che vi ho scritto. Io sì, Ma non abbiamo letto. Mamma e papà vi amano alla follia. Buona festa delle donne, principesse. No, Grazie. prego, amore. Ok, andiamo ai pop. Allora, Vanessa è andata ai pop e noi stiamo facendo un aperitivo con la nostra amica Roberta. Eh? Hai bigiato oggi, eh? Ti stai divertendo? Sì. Poi dobbiamo andare anche a cena, quindi questa caccia al tesoro si prolungherà un pochino, tesoro. Non è detto che non la facciamo domani. No? Sì, lo so che tu sei in fibrillazione, ma tanto non riuscirai a vederli e a trovarli finché non lo Ma mi deciderò sveglia alle 7 così li io. Va bene, va bene, va bene. Allora, buon aperitivo, abbiamo quasi finito tutto. Salutiamo la nostra amica. Ciao Roby! Allora, vediamo se i nostri cucciolini si ricordano di te. Lei fa una cosa bellissima con gli animali. Vediamo se vi ricordate che cosa fa. Un bacione!
Ok ragazze, siamo tornate da questa giornata lunghissimissimissimissima, interminabile. È un po' tardi, però dovete trovare i vostri regalini. Sono stanchissima, già non ho fatto papà. Lo so amore, però devi portare pazienza ancora un po'. No amore, no. Vai amore, dopo andiamo a dormire. Dai che adesso vi nascondi i regalini e poi dovrete fare questa caccia al tesoro e poi... c'è un'altra sorpresa finale e poi andiamo a nanna, ok? Adesso però mi dovete fare un favore, dovete andare su perché io vi devo nascondere i regalini. Dai, 3, 2, 1, ciao! Guarda come corrono pur di sapere che dopo ci sono dei regalini. Stesso entusiasmo della mattina quando le sveglio. Ok, chiudo la porta perché non mi fido di loro due. Sembra che siano andate su davvero. Allora, cuccioline, i regali io li avevo messi qua, qua sopra. Loro li hanno cercati, soprattutto Anastasia, ma non ha capito dove fossero. E poi... c'è il correttore di Vanessa. Allora cuccioline, è molto molto tardi, abbiamo fatto di tutto questa sera, siamo riusciti anche ad andare fuori a cena, quindi ho preso i regalini delle bimbe e devo scrivere sopra il loro nome perché devono identificarli, anche se immagino che capiscano subito a chi appartengono una volta che li trovino. Comunque adesso scrivo il loro nome e andiamo a nasconderli, ma non andremo a nasconderli in questa casa. Li andiamo a nascondere nella nostra nuova casa. Non urlo perché ho sempre paura che mi spiano. Voi li conoscete bene, soprattutto Anastasia, sapete che è un po' una spiona. Ok, ho scritto i nomi, qua ho scritto Vanessa e qua ho scritto Anastasia. Queste due invece sono uguali, quindi non ho bisogno di scrivere il nome. Il primo che la trova la prende. Ok, andiamo. Non c'è nessuno. Vediamo un po' se c'è qualcuno. Non c'è nessuno. Ok, andiamo nell'altra casa. Oltretutto sono anche fortunata perché proprio oggi hanno effettuato l'accesso, quindi hanno abbattuto il muro che divideva le due case e quindi ho l'entrata nell'altra casa. Facilissima! Guardate un po', guardate cucciolini, questa è la porta che porta giù in taverna, adesso c'è tanto caos perché appunto sta facendo i lavori e guardate, c'è già la porta, l'entrata nella nostra nuova casa. Allora, qui c'è la taverna ma in taverna non andiamo. Mentre questo è il piano terra, pensavo appunto di nasconderle nelle loro nuove camerette. Andiamo su e vediamo dove metterle, perché non è che ci sono ancora i mobili, ma ci sono i bagni. Mi sembra che tutte e due i bagni hanno l'arredo bagno. Il problema è che qua non c'è la luce accesa. Allora niente ragazzi, sono tornata al piano dove c'è il passaggio tra una casa e l'altra, perché su purtroppo una stanza non è illuminata, quindi è inutile perdere tempo perché le bimbe sono anche molto stanche e allora niente, non mi tocca che restare in questa zona e nasconderle qua. Vediamo dove. Allora qua c'è la porta d'ingresso della nuova casa. Qua ci sono degli stivali di gomma. Io direi che questo lo possiamo inserire nello stivale. Ok. Poi cambiamo stanza e andiamo. Allora, vediamo qua. Qua non c'è niente e quindi è più facile che venga trovato. Vediamo qua. Questa stanza è un po' buia e un po' no. Oddio, guardate quante macerie. Perché no? Perché no? Guardate, e lo copriamo. Io direi di lasciarlo così. Aspetta magari ancora un pezzettino. Oh mio Dio. Benissimo. Me ne mancano due. Allora, qui abbiamo detto no. Entriamo in questa stanza. Qua ci sono alcuni attrezzi da lavoro, sacchetti, sono ovviamente attrezzi da lavoro. Ok, questo qua, quello di Anastasia, lo mettiamo qua. Ok, mi manca l'ultimo ragazzi, guardate un po' qua cosa c'è. Sapete dove lo metto questo? Sapete dove lo... speriamo di ricordarmi dove metto tutte queste cose. Questo qua lo infilo in questo rotolo, così. Posto. Ragazzi, ho terminato di nascondere i regali, adesso ritorniamo nell'altra casa che tiro fuori la chicca di fine serata.
e chiamiamo poi le bambine. Eccomi qua, sono tornata nell'altra casa, non so se vi ricordate quello che ho acquistato stamattina, quindi oltre ai regali, che cosa ho comprato questa mattina? Vediamo se prima di tirarla fuori me lo scrivete nei commenti ed è quella giusta. Eh sì, cucciolini, è proprio lei, bravissimi! A tutti quelli che hanno risposto correttamente, la torta mimosa, guardate che bella, sarà anche buonissima, non vedo l'ora di mangiarla. Questa sera a cena non ho mangiato il dolce proprio perché sapevo di mangiare questa buonissima torta pipardi. Chiamiamo le bambine. Bimbe! Potete scendere? Ci siete? Allora, regola numero uno: non si può entrare in cucina, okay, perché c'è lo scherzo. No, di qua. È l'ultimo regalo di questa giornata interminabile. Regola numero due: non ho nascosto i regalini in questa casa, ma dove? Nell'altra. Esatto, nell'altra casa. Quindi dove vai? Esatto, anche tu devi mettere le ciabatte, anche se le ciabatte si sporcano comunque perché è tutto sporco ancora. Ma manca pochissimo, non so se avete visto che cosa è successo oggi. Sì, l'ho visto. Tu hai già visto? Lo dico. Sì, lo sanno tanto, vabbè, mi hanno già visto. Che hanno fatto già il buco dove c'era la porta. Hanno abbattuto la parete che divideva le due proprietà e abbiamo l'entrata facilissima adesso, yeah! Prima dovevamo scendere in taverna, dalla taverna salire in tutti i piani, mentre adesso siamo già al piano terra. Uella, uella la signorita. Andiamo? Non correte perché comunque si scivola. Wow. E voilà, benvenuti nella nostra nuova casa. Allora, dovete stare solo su questo piano, vietato andare in taverna perché hanno posato le piastrelle, non si può andare e non si può andare, mentre al piano di sopra non sono riuscita ad accendere alcune luci, poi c'è tanto caos, quindi io mi sono fermata qui. Dai su, non è difficile, non è che c'è tanto qua. Pronti? Via. Cosa? Venite, ho trovato. Che sei trovato? Qua ho paura di tornare. Ma dai, bravissima! Vanessa, ti annuncio che quello è il regalo che avete tutti e due uguale. Quindi è sempre avocado. Quindi se lo cerco lo trovo. Penso di sì, non so se sono della stessa, dello stesso frutto comunque. Dai, Vane. Cerca, cerca attentamente, Vanessina con la mente. Non mi fare cadere le persiane, beh. Tu l'aiuti? Ah no, tu stai cercando la tua, giusto? Dai. Brava! Sì, c'è scritto anche il tuo nome da qualche parte sul lato. Vanessa, che cos'è? È un correttore. Viva. Lo so, amore! Hai finito l'altro! Io mi ricordo tutto! Ok! Vedi se sono dov'è? Se ti dico dov'è, è finita la caccia al tesoro! Eh? Sulle scale. Non lo so. Dai! Ane? Ani? Ho trovato uno! Ecco! Boh, Anastasia, li hai trovati tutti! Bravissima! Sì! Sì, è tuo, amore, è tuo! È quello diverso da... E qua dove c'è scritto? No, qua non l'ho scritto perché sono uguali. Ok? Va bene. Cosa c'è, signorina? Cosa? Non trovi un regolino? Oh, poverina. Vanessina, Vanessina. Non te lo posso dare un indizio? Non avere paura, amore. Una casa. Non sembra una casa, ma è una casa. No, sembra una casa, ma sono una casa in costruzione. Anche su? Vane, dammi una mossa, io sono. Sì, dai, Vane, muoviti. Ma dai, ma Vanessa, stanza. Ma non ci sono tante cose. Dimmi qui, solo, Dimmi solo se sei qua. No. Sì. Oh, ma Vanessa, ma non sei incapace di trovare... Ci sono quattro cose dentro, allora, quattro camere.
qua non c'è niente, quindi cioè lo vedresti subito, no? Se fosse quindi qui. Quindi è gigante, no? È gigante ed è piena di mobili, soprattutto. Oh, alleluia! Non è che ci voleva. È al cocco? È al cocco? Yes. Bello, buono. Non c'è scritto nulla. Non è che ci voleva una scienza, eh. Ok, quindi li avete trovati tutti. Anastasia, Ani? Ani? Ani, dove sei? Ani? 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 Anastasia? Ani? Sono mica nascosta sotto le macerie. No, dici di no? Bah. Conoscendola io avrei dei dubbi, ma magari è andata di là. Vale, dai, andiamo di là. Sarà di qua. È caduta la chiave. Non chiudere la chiave, che magari non l'abbiamo vista e poteva entrare. Ok, Ani? Ani, ma non sarà mica. Te, ma sei scema, mi hai fatto venire un colpo. Scusate la parola, cucciolini, ma è pazza. Non venire qua perché c'è un'altra sorpresa. Ani? Non c'è Ani. Andiamo su a vedere se no. C'è Anastasia. Anastasia, Anastasia, Anastasia! Anastasia! Gasper! Gasper, dov'è Anastasia? L'hai vista? Gasper? Hai visto Anastasia? Grazie, Gasper. Andiamo su, per favore, mi sto innervosendo, eh. Io sono, vai tu. Ah, vieni con me. Vanessa. Vanessa. Prendo per i capelli. Vai su a vedere, dimmi se c'è, per favore. Che io sto qua perché se arriva, entra in cucina, non può andare. Ma la smetti, Vanessa? Dai, Vane, è tardi, io voglio andare a dormire. E soprattutto voglio fare un'altra cosa che tu ancora non sai. Dai! Sinceramente tua. Sinceramente mia? Sinceramente. Puoi andare su a vedere se c'è tua sorella, che magari è andata su. Vai, per favore, che mi sto innervosendo che non c'è Anastasia. Le sue ciabatte sono qui. Dai. Dai, Vane. Yeah, fammi sapere se c'è, muoviti. Mamma, come non c'è? Dai, 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 stai scherzando? No. Sei nascosta e mi no, state facendo uno scherzo. Il bagno dell'altro, in un'altra stanza, e in un'altra stanza non c'è. Hai controllato per tutto sì, che lei si nasconde? Anche nel mattone e anche sui soffitti. Sì, sui Spider-Man abbiamo adesso. Spider-Man. Allora torniamo di là. Andiamo in cucina. No! Esatto. Non puoi andare in cucina. Dai, andiamo a vedere se c'è Anastasia, per favore, che magari è rimasta di là. Andiamo, non dai. Dov'è? Sto innervosendo, eh. Chiudi la porta. Anastasia? Dai, Vanessa, io sono preoccupata. Tu stai scherzando, ma io no. Anastasia? Mamma mia, se si è nascosta la uccido, te lo giuro. Anastasia? Non è che è qua dietro. Ani? Niente. Oh. Cosa fai? Ani? Ma tu senti un rumore? Non è che è rimasto un operaio e noi papà non ci ha detto niente. Forse papà. Sì, sì. Dai. Ma chi è? È paura. Ma chi è? Non è che c'è un barbone. Non è che c'è un barbone. E se c'è un barbone? È entrato un barbone e sta dormendo. Un senza tetto. Aspetta. Prendi un bastone. Ma senti come russa questo è, secondo me è ubriaco. Bravo. Andiamo, andiamo. Vai avanti tu. Vai avanti, vai, 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 che tu sei pronto. È qua dentro, ma è qua dentro. Vai, muoviti. Io non no, sono vecchia, io se mi do un pugno non sveglio. Va bene, va bene. Oh, mamma mia. Ma è Anastasia. Oddio, Anastasia. Non ci credo, si è addormentata. Anastasia, Vanessa, tira fuori questa scopa. Svegliati. Anastasia. No, la devo svegliare. Anastasia, ti sei addormentata. Ani, vieni. Ma ho capito che hai sonno. Ecco. Ho sognato.
di Malibu. Hai sognato il sogno di Malibu? Sì, no, mi dispiace, ma qui siamo a Novara, dai, alzati. Ti è andata malissimo. Alzati, piano piano. Dai, ragazze. Anastasia, mi hai fatto venire un colpo, non ti ho trovata da nessuna parte. Sì, Vanessa, per favore, Vanessa, falla scendere così arriva sana e salva a casa il giorno della festa delle donne. Ok, bambine, Anastasia mi hai fatto venire un colpo. Cosa ti è passato per la testa di venire qua a dormire? Ce l'abbiamo ancora un letto, eh? Dai, salite che c'è l'ultima sorpresa. Cioè, ragazzi, Anastasia si era nascosta in taverna, giù nella taverna nuova, dove oltretutto non si poteva andare perché le piastrelle sono state posate oggi. E mi sono presa un colpo, mi sono spaventata, non la trovavo più. Solitamente lei si nasconde, quindi ho pensato a uno scherzo, ma sai, quando poi non la trovi per tutta casa inizi a preoccuparti. Ma voi, ragazzi, avete visto che si era nascosta lì, che si era addormentata, che era scesa giù in taverna? Se sì, scrivetemelo nei commenti, perché io non ho proprio fatto caso a questo. Cosa state facendo? State aprendo i regalini? Sì. Tu l'hai già aperto, l'hai già provato? No, lo proviamo domani, non ti sporcare la faccia adesso. Allora, volete l'ultima sorpresa? Sì. Venite, aspetta! 3, 2, 1, olè! Sorpresona! E speriamo che sia anche buona! Adesso ce la facciamo una bella fetta, eh? Che devo riprendere un po' di energia dallo spavento che mi hai fatto prendere, Ani. Salutiamo i nostri cucciolini e le nostre cuccioline e facciamo ancora loro gli auguri perché oggi è la festa delle donne. Cuccioline e cuccioline, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un like a questo video. E buone feste a tutte! Ciao!